Balestrate ricorda uno dei suoi figli illustri, l'appuntato dei carabinieri Giuseppe Bomarito, ucciso dalla mafia il 13 giugno del 1983 a Palermo in un attentato al capitano Mario D'Aleo, in cui rimase vittima insieme al collega di scorta Pietro Morici. In paese, come oramai accade da diversi anni, ci sarà una o due giorni di appuntamenti che in questa edizione saranno incentrati al tema della lotta al cyberbullismo. Domani, domenica 12 giugno, il via agli eventi in mattinata con la 36esima edizione della Strabalestrate, che prevede il primo memorial dedicato in ricordo proprio dell'appuntato. Si proseguirà in piazza Rettore Evola alle 19 con l'esposizione degli elaborati realizzati dalle scuole elementari e media del paese. Alle 21 una proiezione dei video di elaborati prodotti dalle scuole di Balestrate, Alcamo, Castellammare del Golfo e Partinico, ed a seguire la rap music e gli interventi della presidente dell'associazione Giuseppe Bomarito, organizzatrice della manifestazione Francesca Bomarito, e l'esibizione del cantastorie Salvo Fundarò. Lunedì invece ci sarà la commemorazione vera e propria a 33 anni dalla scomparsa di Giuseppe Bomarito. Sarà officiata una santa messa nella chiesa madre alle 17 e alle 17.45 invece, alla presenza delle autorità civili e militari, sarà deposta una corona di alloro nella stele dedicata all'appuntato. Giuseppe Bomarito è ricordato ogni anno il 21 marzo anche nella giornata della memoria e dell'impegno di Libera, la rete di associazioni contro le mafie, che in questa data legge il lungo elenco dei nomi delle vittime di mafia e dei fenomeni mafiosi. Alla sua memoria è intitolata una via nel comune di Balestrate e dal 13 settembre 2005 la caserma, sede del comando stazione Carabinieri del paese. Oltretutto è stato insignito della medaglia d'oro al valor civile alla memoria, un riconoscimento dato dallo Stato perché l'appuntato sapeva di operare in un'area ad alto indice di criminalità organizzata e, pur consapevole dei gravi rischi cui si esponeva, con elevato senso del dovere svolgeva tenacemente opera intesa a contrastare la sfida sempre più minacciosa delle organizzazioni mafiose. Fu ucciso in un vero e proprio agguato.